Possiamo iniziare ad avere una visione meno catastrofica dell'autismo? Naturalmente non sempre, perché credo ci siano ancora tante cose che dobbiamo imparare. Stiamo osservando sempre di più che tutti i bambini raggiungono un miglioramento, possono essere adattati maggiormente al mondo e che per alcuni di loro ci sono veramente delle possibilità di un inserimento normale nel mondo esterno. Lancia un messaggio sereno e rassicurante Magda Di Renzo, responsabile del servizio terapia IDO in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo. Di Renzo ha recentemente pubblicato il libro Autismo Progetto Tartaruga, l'approccio evolutivo relazionale a mediazione corporea, in cui sistematizza il modello Derby dell'IDO per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico. Il testo è fondamentalmente il racconto di quello che noi facciamo con i bambini, e quindi è la spiegazione di un metodo che è un metodo evolutivo, che è basato fondamentalmente sulla relazione e la cui quindi sulla regolazione emotiva e la cui specificità è l'utilizzazione della dimensione corporea. Noi accompagniamo i nostri bambini, che fortunatamente arrivano sempre più piccoli nel nostro servizio, sostenendo i genitori affinché possano imparare a entrare in comunicazione con questi bambini che hanno tante atipie nella loro interazione con il mondo. Si tratta di un approccio che è un po' il risultato di moltissimi anni di lavoro, di un'esperienza quarantennale con l'utilizzazione di questo tipo di modello, e un progetto che ormai data oltre 15 anni e che vede la partecipazione di un'equipe multispecialistica, così sia nella fase di valutazione che nella fase terapeutica. Ho sentito la necessità di trasmettere l'Eucaristia, la parola del Signore, e appena saputo che non si poteva celebrare la messa con i fedeli, mi sono attivato con un telefonino per trasmettere in diretta streaming su Facebook, e ora abbiamo anche un canale della parrocchia su YouTube. A raccontare la propria esperienza di isolamento forzato è Don Giampiero Casolaro, parroco della chiesa di Sant'Alessio a Caserosse, zona di Roma situata al 16° chilometro della via Tiburtina, spiegando i perché dell'iniziativa sui social. Per aiutare le persone che comunque hanno bisogno di una parola, cioè l'uomo per quanto possa darsi da fare da solo, ma poi ha bisogno di un punto d'appoggio come tutti, e quindi questo è uno strumento che grazie a Dio oggi c'è e possiamo donarlo a chi ne ha bisogno, e quindi tutto ciò che viene è sempre buono, bisogna sempre poi saperlo utilizzarlo, no? Però poi c'è la necessità proprio, ripeto, di parlare con le persone, e poi c'è anche la necessità di capire la solitudine, e anche abbiamo cercato con la protezione civile, ci siamo organizzati sia con la protezione civile sia con la farmacia del quartiere a portare la spesa a casa e i medicinali a casa. L'esperienza mi ha fatto osservare che in spazi ristretti si possono spesso verificare anche exploit di aggressività, perché lo spazio per noi è estremamente importante e l'idea di non averlo ci manda in crisi. È un po' come sentirsi violato, ma anche stare da soli è un'altra delle difficoltà di questa emergenza, ed è ciò che è accaduto alle galline impazzite che dal nord sono scappate al sud. A parlarne è Antonio Loiacono, presidente della SIPS.